la curatrice dei depositi del Museo di Capodimonte, una vita dedicata ai depositi. Abbiamo avuto il piacere di conoscerla attraverso le parole del direttore che così tanta preziosità ha incontrato nel personale. Quindi voi siete stata invitata con la dottoressa Maria che ha dedicato tutta la vita ai depositi. Quello che da voi voglio sentire è primo il motivo per cui noi della penisola sorrentina amalfitana e i nostri lettori, i nostri concittadini devono venire a vedere, perché siamo sicuri che ci sono delle cose inerenti alla penisola. E poi che sfatiamo un mito, come ha giusto accennato il direttore, relativamente al fatto che i depositi non sono un luogo polveroso in cui le opere vengono accumulate. Le sue parole sono giustissime, diciamo che questo è stato un principio guida da quando io lavoro a Capodimonte con i depositi. Ci tengo, come dire, in qualche modo a sottolineare il fatto che è come una missione che il museo ha tenuto nei confronti degli altri, degli studiosi. Ci sono studiosi che mi chiamano e ringraziano di entrare nel deposito. Noi non abbiamo nessun problema, ma invece sono abituati in qualche modo ad avere degli ostacoli a entrare nei depositi. Noi, chiedendo una cautela, perché comunque sono ambientati i nostri musei in luoghi... E non sono in sicurezza da pubblico, no, diciamo. Sono in sicurezza, però c'è da fare attenzione, ci sono delle scale strette, poi la scala si allarga, diciamo, cioè, ci sono delle precauzioni da prendere. Fatto salvo queste precauzioni, noi facciamo entrare chiunque voglia. E anzi, io voglio pure cogliere questo come occasione per dire, ci sono molte opere che rappresentano la costiera amalfitana. Noi siamo pronti a farveli vedere, quelle che sono esposte adesso, ma anche altre. Ora, in questo momento non mi viene perché non ho una memoria eccezionale. Già è un piacere sentirvelo dire. Però sono pronta a su richiesta a cercare opere. Le dico che continuamente ci chiamano dai vari comuni e io sono contentissima. Contentissima di accompagnare. Risolve un problema di paesaggio, risolve un problema di identità. Assolutamente. E io sono sicura che in questa mostra moltissime opere saranno di grande curiosità da più punti di vista, dal punto di vista dello studioso, ma dal punto di vista del cittadino di una piccola località che si sa che è la patria di un pittore e non conosce, oppure opere che rappresentano quel singolo scorcio di paesaggio eseguite da pittori stranieri non conosciuti. Infatti. Diciamo, credo che ci siano molte curiosità. Diciamo anche che dal deposito sono partite opere per andare in altri altre mostre magari. Il deposito è come dicevano gli antichi, è la riserva del museo. Quindi l'antico non diceva il deposito come chiusura, ma era la riserva per sostituzioni. Noi questo lo stiamo applicando in un modo molto... Il grande lavoro di restauro anche fatto. Quindi anche un grandissimo lavoro che ci ha permesso questa mostra di tirare fuori. Ma voi in fondo l'avevate sempre sognata? Assolutamente. Io l'ho proposta al direttore. Nei vostri occhi, arrivato, quando eravate accanto al direttore, che brillavano, si è letto tutto questo. Era un progetto nato già col soprintendente Spinosa, ne avevamo parlato col soprintendente Vona, e c'è sempre stato un grande interesse. E questa volta l'abbiamo realizzato. Poterlo realizzare ci ha permesso anche di togliere delle opere da luoghi che casomai erano meno ventilati rispetto agli altri e quindi si erano creati problemi di muffe, comprensibili anche perché ci sono opere che non possono entrare nel museo anche per dimensione, e questa mostra ci ha dato l'opportunità di spolverarle. È l'apertura culturale di un'altra finestra, perché sicuramente queste opere poi saranno richieste per altre mostre, saranno partecipi ad altre. Noi la ringraziamo e li facciamo i nostri auguri. Grazie a voi.